Non si placa l'emergenza incendi in Campania, in provincia di Napoli. Il Corpo Forestale dello Stato manifesta la propria preoccupazione per la zona di Vico Equense, dove un vasto incendio dura ormai da diversi giorni. Sabato mattina si era proceduto a bonificare l'area, ma nel corso della giornata le fiamme hanno ripreso vigore, facendo richiedere così l'intervento dei mezzi aerei, uno nazionale e uno regionale. La situazione più critica però resta quella nel Salernitano, dove oltre al rogo domato a Positano e a Palomonte destano preoccupazione gli incendi a Mercato San Severino, Sicignano degli Alburni, San Rufo e Corbara, dove si sta lavorando ad un incendio che comprende anche Tramonti e Ravello. Problemi anche in provincia di Caserta, con incendi ancora attivi a Dragoni, dove sta operando un mezzo regionale, a Calvi Resort e a Caserta Vecchia, dove un mezzo regionale è intervenuto spostandosi da Vico Equense. Aumenta quindi il lavoro per i vigili del fuoco, per il Corpo Forestale dello Stato, gli uomini delle comunità montane e delle associazioni di volontariato, con interventi triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 3.500 gli interventi, quasi il triplo rispetto al 2011, con il 40% del totale degli interventi, ovvero quasi la metà, nella provincia di Salerno, che resta quella più colpita.